E allora, insiders, siete pronti al Sealed più matto e disperatissimo che ci sia? Questa è una citazione, non male. No, dico, questo non è un Sealed, no, questo non è un'espansione normale. Questa è March of the Machines. Siamo qui per giocare insieme, appunto per vedere un po' di strategie, un po' di carte forti, per darvi qualche consiglio sulla parte limited, appunto sulla parte Sealed. E perché dico che è un Sealed speciale? Perché grazie alle Multiverse Legends sembra di giocare un cubo. Quindi dagli con like sulla fiducia subito, prima di cominciare a vedere il video. Dagli con l'iscrizione al canale, che manca poco ai 10.000 iscritti, momento in cui farò un video speciale, già l'ho detto, lo sto pensando, piano piano verrà fuori. E detto questo, tuffiamoci all'interno di Magic Arena, diamo 2.000 gemme a Magic Arena che se ne merita. Eccoci qua, sbustiamo questi pacchetti di March of the Machines e, come vi ho detto, sarà come giocare un cubo. Perché? Perché c'hai Giganta, però forse di tutti i Companion è quello più schifoso. Vabbè, ci darà 5 mana. Tu chi sei? Questa pure è una Multiverse Legends. Quando un'altra creatura non toglie muore, la posso riportare faccia in giù. È una Forest Land, ma cioè, quindi tutte le creature che mi muoiono diventano foreste. Vabbè, Cogle Yidaro mi sembra forte. Quello che tra, sì, questo è forte. Questo è forte, forte, vero? Lui abbiamo detto che è forte. Abbiamo chi è questo? Chi è? Scusa, altre due rare. Poi ci abbiamo al beginning del combat. Scelgo uno o incubo due volte. Trasformo tutti gli incubator, i pirexiani prendono first strike. Ma vabbè, è fortissima sta cosa. Ogni turno. Ah, oh, scusate, io mi ero dimenticato che con questa posizione di Magic Arena poi non si vedono le carte quando le zoom. Devo... Allora, sai che c'è? Cambiamo almeno la posizione della gamba. Ok? Siamo tutti più contenti. Giusto? Oh. Almeno adesso le carte si vedono. Questa che è? Invasione di Fiora. Distruggo tutte le creature leggendarie, non leggendarie, e poi faccio un affare. Caspita, qui c'è da pensare. Tu chi sei? Ayara. Sacrifico una creatura, un artefatto. Faccio danni a Oppo. Una battaglia. Guadagno X vite dove X è il mana value. Trasformo al beginning del combat artefatto o creatura nel battlefield. Ah. Mi sembrano carte fortine, non so quanto siano fortissime, però adesso lo scopriremo solo vivendo. Allora, ragazzi, il set, solo per darvi comunque qualche informazione, dai primi studi, soprattutto in draft, bianco-verde sembra il diciamo i colori più forti, o comunque l'archetipo più forte. Tutti gli archetipi di colori esistono, sono comunque ricordati dalle battaglie e dalle multicolor che esistono nel set. E chiaramente, essendo un set pieno di bombe, è anche un set dove le removal sono molto forti e sono, cioè, è davvero imprescindibile andare in giro con delle removal nei mazzi. Quindi diciamo che sarà molto difficile fare come nuova Pyrexia dei mazzi che sono interattivi solo menando con combat trick. Servono le removal perché la gente vi fa qualunque cosa, cioè non è che vi fanno Shieldred quella vecchia, cioè per davvero, non so se ci siamo intesi, quella che fa sacrificare un pezzo e rimette un pezzo, cioè non o vi fanno le Schnorn, sempre quella vecchia, -2/-2 a tutto, +2/+2, è un set molto complicato da questo punto di vista. Allora, le altre rare che abbiamo sono una mono, cioè una in colore, quindi un artefatto, che dice, artefatto leggendario, Oppo 1003, prendo una terra, dal cimitero, carino. Sacrifico tutti i pretori nel campo di battaglia. Cioè, in teoria non è bruttissima la prima abilità, ti rampa, però insomma non manco tanto forte. Cioè, qui io vedo un Jund chiaramente già montato per quanto riguarda le rare, anche se tu non mi sembri sto fortissimo. Questa però è una Vratta, invece questa è forte. Questa è forte.
Certo, non è forte come la Vratta Bianca, questa è poco ma sicuro. Allora, vediamo, io vi consiglio chiaramente di andare sempre a vedere il sito Draft Sim, lì c'è il ranking. Beh, comunque è ranking 32esima tra le rare, quindi questa fondamentalmente... Ah no, e vedete, questa è ranking 5, questa Glissa. L'avevo detto, mentre la leggevo, dico, ma sta carta non è troppo forte. Infatti è troppo forte. Vedi tu come sei rankato, Yedora, perché secondo me Yedora è proprio una merda, cioè nel senso... No, 136esimo comunque. Vabbè, e tu sei forte, chiaramente. Oh, si fa solo a 6 col coso, eh? 46esimo. Quindi abbiamo belle rare comunque. Se riusciamo a fare questo mazzo qui... mi sembra un'ottima cosa. Allora, dopo aver visto quindi le rare, come sempre andiamo a vedere i colori, estendiamo i colori. Ripeto, cerchiamo le rimozioni, perché le rimozioni sono importanti. Bianco, lui è ok. Lui è ok. Questa è una carta che ho visto che è ok anche in limited. Questo è un pacifismo, giusto? Esatto, che è molto forte, perché ci sono carte come questa, tra l'altro, che cercano il pacifismo. Quindi Bianco, che comunque era altro pacifismo con World 3, molto carina questa carta, eh? Seal from Existence, molto molto carina. E il bianco era forte, il bianco era forte, c'è l'invasione di Xerex, questo che incuba 2. Perché questo viene messo il bianco? Ah, perché c'ha l'abilità attivata col bianco, anzi un po'. Lui chi è? Quando una che controlli equipato incantata attacca, prende double strike, carino. E nel bianco rosso avevamo lui. Bianco è un colore molto forte che abbiamo nel pool, peccato chiaramente che le nostre rare non siano bianche. Il blu è corto, vedo proprio già poche carte blu, quindi non dico di non prenderlo in considerazione, vediamo un po' di carte, ma non lo prenderemo in considerazione, peccato perché abbiamo anche due terre nel blu. E abbiamo questo che comunque è carino, eh? Quando entra nel campo di battaglia crea 2-1-1, fai uno spell che ha convoke, fa un danno a qualunque oppo e a ogni battle che stanno proteggendo. Secondo me non è una carta scarsa questa qua, però appunto il blu no. Allora andiamo a vedere il nero e incrociamo tutte le dita, anche voi da casa, per vedere se abbiamo delle rimozioni. Ok, questa è la nuova Village Rights. Questo 1-1 lifelink, lo esilio dal graveyard in cubo 2, bello questo, forte. Creatura che è stato afflitto danno muore. Lui è detach e si gira sempre detach, e quando fa danno... Ammazza, questo è fortissimo. Quanto è valutato questo? Aether. Cioè, mi sembra... No, 182esimo solo, ammazza. Sembra molto forte comunque questa carta. No, sbaglio io? Vabbè. E lui, Drag Recycler. Qui si vede tutto, sì? Ok, qui si vede tutto. Drag Recycler. Recycler. Ok, un sac. Sacrificato artefatto o creatura. Quindi o creatura prende meno 2, se ho sacrificato prende meno 6, meno 6. Quindi una removal c'è ed è anche ok. Questa è quella. Oh, perfetto! Doppia Deadly Derision. Distruggi creatura o placewalker e crea un tesoro. Molto bene. Giocheremo sicuramente il nero. Adesso dobbiamo organizzare in questo Jund, cercare di mettere le carte migliori, perché comunque mi sembra che le possibilità ci siano per il nostro mazzo. Allora, rosso. Rosso, abbiamo questo equip che da detach fa i tesori. È molto carino. Lui ha 2, una 2-1, si trasforma quando muore. Oppo sacrifica un artefatto o una creatura. Non è proprio male sta carta. Lui è una 3-2 che trampla. Oh! Tra l'altro questa carta non l'ho fatta vedere nella card review, mannaggia a me. Questa carta è molto forte. È molto forte per Pioneer perché sostituisce subito Fire Prophecy, perché prende anche i Planeswalker e fa la stessa cosa. Prende una carta dalla mano e peschi una carta. Ok, molto molto bene, cioè, allora, vabbè, siamo pronti a costruire? No, vediamo il verde che cosa c'è, poi vediamo il multicolore. Quindi mi sa che il verde sarà più uno splash, perché rosso e nero sono proprio forti. Ah, c'è anche questa, molto forte in verità. Tu che fai? No, tu non sei bella. No, cioè sì, ma no.
Non c'è qualcuno che in qualche modo fissa il mana? O any color, quindi per esempio questo fissa il mana. Questo Basic Land. E vabbè, mette pure i segnalini, però io volevo... Questa è una carta con cui mi hanno ammazzato, ve lo dico, perché questo non è il primo Sealed che faccio per voi. Cioè, per voi non volevo essere per voi, era il primo Sealed, perché ho registrato un altro video e... Rada... X. Mi sembrano tutte carte dannatamente belle. E va bene, allora, che multicolori ho? Abbiamo detto... Una rosso-nera. Sacrifico un'altra creatura. Ma forte. Io dovrei avere creature che quando si saccano fanno cose. E poi niente praticamente. Ok. Allora. Quindi mettiamo solo i colori che ci servono. E cominciamo da doppia removal, doppio botto. Dov'è? Ecco, queste proprio non si prescinde. Poi volevo mettere le rare, giusto? Cominciamo a capire che rare mettere, ma mi sembra che le mettiamo tutte. Questa la mettiamo. No, niente companion. In fondo è una 5-5 e poi ci dà mana. Cioè, non mi sembra una merda proprio totale. E ok, abbiamo messo quindi... No, non c'ho companion, sì, tranquillo. Cioè non... L'avrà... No, lo so che... Io non... Vabbè, non, forse non ho capito io, quindi levo raro e mythic rare, metto anche no, le multicolore già le prende. Ok, allora andiamo a insomma capire come questo mazzo deve essere organizzato. Non c'ho neanche una terra che mi fixa il mana, e gli artefatti non ce l'ho che fixano il mana, giusto, che non l'ho neanche controllato. Attenzione, questo mi fixa il mana. Eppure tu, e sei pure una creatura e ti fai pure a due, quindi questo, ah no, lui non è, lui è un veicolo. Ok, carino, questa pare che sia una carta molto forte nel limited. Caspiterina, qui dobbiamo dare due mana per fissare il colore, qui abbiamo già due rossi, due verdi, due neri, cioè è un casino sto mazzo da montare. Veramente, veramente un casino. Cioè, a me questo piace. Questo mi piace. Un'altra rimozione forse la gioco. Però c'è questo sacrificio che non è che mi piaccia molto, questa roba qui. Tu sei ok, abbiamo detto. Questa è una carta inaspettatamente forte, eh? Quando attacca una battaglia prende +1/+1, va bene. Poi devo prendere la battaglia verde e rossa, che voglio assolutamente giocare. Ma poi anche te, no? Oddio, non so perché sei tanto forte. Ah, tu fai il tesoro, quindi assolutamente, perché praticamente splashi. Questo va bene. E caspita, cioè, quindi nel rosso ho messo tutte carte con basso costo di mana, +3/+1, trampolo. No, questa removal non la gioco, direi. Questo a convoke ed è rapido, e boh, cioè nel senso, io ci provo a mettere le cose verde che... E giocare più verde come main color, e se no io non arrivo mai, cioè diciamoci la verità. Comunque questa dovrebbe essere una carta ok. Adesso cerca la library, vabbè. Questo non è male. E no, non può essere il mio main color. Anzi, deve essere uno splash. E allora non posso giocare. Cioè, il verde è il colore che userò di meno.
sì, perché c'ha carte brutte. Cioè, verde, verde e nero. No, no, la preoccupazione è lui. Cioè, lui come lo casta? Vuoi tenere due verdi? Boh, cioè, nei tesori. Va bene, dai. Oh, faccio tesoro qua. Faccio tesoro qua, anche se mi serve il verde. E io mi affido a queste carte e basta. Cioè. Devo mettere 6 carte. Vediamo quali carte finiranno nel mazzo. Allora, sicuramente a questo punto la removal torna in scottante attualità. E tu che fai, un tesoro? Ah, col tema sacrificio, questo sarebbe carino, però io non ho tante cose che sacrificano. Questa è una 4D che comunque secondo me è forte. Questo incuba o incuba, boh, vabbè. Questo è un equipaggiamento con convoke che è carino. Questo spara e cazzo, ma le carte, cioè, nel senso, quasi meglio a sto punto giocare questa che dice quando ma The Clan potrebbe essere, vabbè, giochiamola perché è forte come carta, non è che possiamo veramente lasciarla in panchina. E di verde io continuo a pensare che sia meglio meno verde possibile, cioè a me piacerebbe giocare questo chiaramente. E vabbè, giochiamo un tricolor puro, questo lo giochiamo, che me frega. E giochiamo quello che dà The Touch, che mi sembrava forte. Nel nero, roba che mette tesori, l'ho finita. Quante creature ho racimolato? 13 creature. E comunque, voglio dire, a me questo muretto comunque non mi fa schifo, cioè, boh. Alla fine che sacrificano creature, c'ho un po' di cose, voglio giocare quell'affare, perché lui sacrifica. E lui sacrifica. No, quindi solo due cose che sacrificano, direi di no. L'equipaggiamento non credo di accollarmelo. Vabbè, e allora tu sei riuscito a entrare nel mazzo. Forse tu 2-2, è bello avere le cose a 2 onestamente, anche perché tutto il resto è brutto. Questo è carino, cioè blocco con una roba e poi lo spacco, non c'è nient'altro. Allora, levo tutti i filtri e non è che mi sbaglio. Questo proviamo lui, fondo di creatura un po' ce n'ho e ci potrebbe migliorare determinate, ma lui vigila, quindi attacca e poi ce n'ho male qualunque colore. E va bene, dai, lo proviamo. Questa è una carta su cui sono molto indeciso, ci ho messo tanto, scusate, spero che comunque i ragionamenti e che il modo, insomma, di aver condotto il Sealed vi sia piaciuto. Speriamo adesso di avere comunque anche un po' di successo col mazzo, nel senso che comunque credo che sia un mazzo potente, onestamente. Devo capire però se ho lasciato veramente indietro questo discorso dei colori, cioè io posso avere veramente più di una mano ingiocabile perché non trovo i colori giusti, non trovo le terre giuste. Ho due botti che mettono sotto le carte, quindi questo è interessante. Comunque c'è un mazzo che di suo, mazza, gioco contro arena. Cioè proprio contro l'arena, bello. E verdino del touch, questo tutto verde e rosso io tengo. E ho un removal, devo pescare chiaramente la terra rossa, ma se non pesco la terra rossa praticamente sta mano l'ho buttata. Però nel fatto che ho splashato col verde quella roba lì che fa, come si dice, che fixa, magari possiamo essere fortunati da quel punto di vista, chi lo sa. Allora questo da -2/-2, se no se sacrifico, io non voglio sacrificare. Questa è una 2-2 touch, e questa è veramente forte quando si flippa, chiaramente la flippo a 4 mana, quindi non subito appena entra. Quindi il mio piano è fare turno 2 lei, turno 3 removal. No, ti prego, non subito pezzo.
Turno 2 lei, turno 3 removal, turno 4 la flippo e spero di guadagnare una carta. Oh, se no banalmente me lo ammazza da un blowout. Già un blowout, poi ho le carte, ripeto, devo pescare il rosso. E l'ho detto, comunque l'ho detto in apertura, cioè questo è un mazzo che morirà da se stesso, dagli screw. Amen. Qui anche se trovo la removal nera è forte, perché a me mi basta un rosso per cominciare. Un rosso faccio questo, che mi dà un tesoro. No, comunque è andata proprio come volevo io. No, non sacrifico proprio nessuno. Adesso se lui fa pezzo, quella sarebbe la cosa migliore, io flippo questo affare con tutte le carte rosse in mano. Pesco quando lo attacco perché diventerà 3-3 del touch, lui farà passare e pescherò montagna. Siete pronti? Eccolo, eh. Ah, potevo non attaccare perché c'è la removal che ammazza le cose tappate. Ho sbagliato. Vabbè, però avrei fatto comunque la stessa cosa dopo, cioè nel senso. Ah, ho pescato la montagna prima ancora. E oddio, ha senso flippare subito? Allora, qui perdo due, flippo, attacco, pesco carta, poi metterò a terra questo, se no io posso uccidere subito questo, addirittura fare una 3-3 che poi darà più 3 quando si tappa, potrei flippare lui dopo. Oh, non lo so. Cioè, secondo me, ora che non c'ha removal che mi può fare, io flippo. Perché la cosa più brutta di questi, di queste nuove creature in limited, è quando voi flippate e in risposta ve le ammazzano. Quindi secondo me ha abbastanza senso come giocata questa qua. Lui può decidere di bloccare per non farmi pescare carta, non lo farà mai. E io vado avanti di carte, tra l'altro un'altra rossa. Ecco, qui ho sbagliato a non voler far vedere il colore, perché non dovevo pensare a... E se mi viene rosso così posso fare due carte rosse. +1/+1 e vigilance. Quindi questo ti ammazza proprio preciso. Molto bene. Speriamo che non abbia trucco tra queste due carte. Ce lo può avere tranquillamente. E io glielo voglio ammazzare, vero? Penso di sì. Penso di sì. Penso di... Che è successo quando ha attaccato? Scusate. Ah, ok. Trasforma un incubatore che non ha. Il grande Magic Arena è il nostro avversario. Allora, quindi abbiamo pescato una carta che non ci serve, quella palude, la buttiamo subito. Ecco, non la buttiamo. Io voglio perdere la mia creatura qua. Lui vuole che... Cioè, c'ho un removal in mano. No, io non voglio perdere la mia creatura. Mi sembra forte la mia creatura. La mia creatura mi sembra forte. Non ho un grosso vantaggio da ucciderla, cioè da farla uccidere da questa 3-3. Soprattutto non con removal in mano, dai, diciamoci la verità. Ok, battaglia. Che fa? Fa Frost Titan? Stunk Hunter, ok, sì, fa Frost Titan. Comunque questa ricca, come si chiama? Lui non voleva attaccare la battaglia ma non l'ha attaccata. Poi faceva una 2-3. A me era male comunque. Se riuscivi a flippare. Infatti non è convinto. E va lì. Dicevo, comunque una carta da mettere bottom. Questa ottima swamp. Che proprio non vede l'ora di andare bottom of my library. Ok. Pensa, pure il gigante abbiamo trovato. Questo. Questo senza saperne leggere né scrivere. Go. Madonna, questa carta è fortissima. Come cazzo si fa a battere questa carta? Per strike e touch. Cioè, questa carta vince totalmente da sola. Una arriva a 5 mana, fa questo, poi non deve fare più niente. Fa tutto lei. Cioè, ci vuole veratta, tipo per fare qualcosa. Ok, io posso difendere questa battaglia adesso, cioè io posso attaccare con quest'affare 6-6, ho capito bene? Dopo che attaccherò con Rada dei Collision, poi faccio staffare, no, faccio questo. Altra battaglia.
battaglia che mi riprende in mano un affare. Ok, io faccio questo, l'ho anche detto, l'ho tisato all'inizio del combat, faccio questi, che poi questi non muoiono da vratta, muoiono da removal, cioè proprio fortissima, non... insensata. Ho pescato la carta che mi fixa. Tanto io volendo li posso flippare con lei, con la sua abilità, se no continuo a mettere token. Che cosa succede qui? Incubate 4. No, fammi leggere tutta la carta prima di far cazzare. Vabbè. Sì, sì. Altri. Bene. Direi che ho dominato in questa partita. Cioè, nel senso. Non... di che cosa vogliamo parlare? Del dominio. Tieni. Quelli, questi qui li cambio tutti, li faccio diventare tutti. Anzi no, aspetto, perché se lui ci avvratta, eh? E mica sono rapidi. Io vinco con la roba che c'ho in board. Questi li lascio proprio lì e poi pum pum li schiudo uno con l'altro. Ah, mi sa che hai vinto con questo, eh? Mi distrugge uno di questi, ho capito bene? Ah no, tappa quando attacca. E mi sa che non so se arriverai ad attaccare. Io non ho letto neanche l'altra parte. Whenever Marchesa Resolute Monarch, chissà che fa. Spero cose forti comunque. Alla fine tutte ho pescate tutte queste. E no, no, sempre in cubetto. Ma chi se ne frega proprio. Questo qui è solo 6-6, quindi questo potrà essere ucciso. Lei è detach. Ah, lei non è detach. Glielo devo dare con i pirexiani che controlli, bla bla bla. Però lui non mi vuole far pescare. Pensa un po', bello. Ah no, non è che non mi vuole far pescare, se non muore, cioè, giustamente. Questi erano 6. Se lui blocca una 3, sono 6-3-9 e stava a 7. Ok, non ti salverà questo uccellaccio. Cos'altro ti salverà dal mio deck fortissimo? E adesso comincio a schiudere le uova, eh. Lui ha fatto due battaglie. Bisogna capire queste battaglie, ragazzi, come sono. Perché se sei indietro, madonna, fanno solo l'effetto davanti, non le potrai mai attaccare. Brutte, eh? Cioè, se fossi riuscito a flipparle, forse pure pure. Va bene, hai trasformato un token, quindi hai pescato una carta grazie a questa incantesima che è non comune. Bello. Quindi gli archetipi si possono creare a partire dalle non comuni. Peschi. Ma peschi. Basta? Sì. Ok. Questo da mano di qualunque colore. Allora. Sì, ha equippato. Diventato 5-5. Primo ovetto. Secondo ovetto. Terzo ovetto. Quarto anche. Vai, 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 vai. Basta, finito il mana, non posso più fare nulla. Che dici? Vuoi concedere o devo fare attack with all? 5. Vabbè, perdo 5. C'ha lifelink? No. Che fa questa? Più 1 più 1. Mazza, questi comunque erano forti. Guarda, gli voglio dare first strike e detach perché secondo me muori meglio. Allora, passiamo alla prossima partita. Vediamo che cosa, come combina, cosa combina questo mazzo. Anche la prossima partita. Io ripeto, non so dove mettermi con la cam. Qui vedo che adesso qua sto forse qui. Adesso, no, perché poi sono sulle carte sul draft. Un casino. Vabbè, boh, mi sposto tutte le volte. Guarda che lei c'ha first strike e touch, sì. Cioè, non so se. Quindi guarda, tac tac tac, muore tutto. Poi muori tutto. Ok, ripeto, secondo me le nostre aree sono fortissime. Il nostro mazzo è fortissimo, ha 5 rimozioni, una più bella dell'altra. Devi solo sperare, chiaramente, insomma, che, di pescare i colori. Quindi, se questo mazzo pesca i colori, quindi terrò delle mani anche molto subottimali che hanno 3 lande, per esempio, una di un, magari non posso fare nulla delle mie spell che ho in mano, ma mi tengo 3 lande di 3 colori diversi, che sembra evidente che il mazzo funzioni così. Ecco, questa per esempio tengo pure questa, perché questo fissa e quindi il nero poi lo prenderò da lì. Sarò troppo lento? No, perché ho una vratta che ramperò.
quindi mi sembra super ok. Posso qui addirittura decidere di levare questo, mi ha fatto vincere prima, però non lo so, in qualche modo lo possiamo levare. O lui. Ma questa è una merda con questa carta. Non token credo, non torna io, mi ritorni per bad down. It's a forest. Cioè praticamente ti rampa, ogni cadavere ti rampa. Vabbè. Mai vista sta carta comunque. 2-3 morto. 2-3 morto. E forse ragazzi, proprio te. Ma chi se ne frega? Vai, vai. Spero di pescare terra, che qui comunque. Ecco, tra l'altro mi ero autofixato il mana. Forse col fatto che avevo Vratta potevo pensare. Boh, vabbè. Boh, ci penseremo dopo. Questo incuba pure due, eh. Cioè, questa non esa sta carta, eh. Il processor che ha una rara. Ah, questo mi ha detto che uccide o le leggendarie o non leggendarie. Tu non sei leggendario e tu non sei leggendario. Quindi noi dobbiamo. E però non voglio perdere lui. Voglio perdere. Cioè, perché a me serve comunque una terra. Ah, c'ho questo. Ora gioco sta mano. Lei è leggendaria. Quindi se dico distruggere le non leggendarie, ecco come gioco questa mano. Metto una creatura leggendaria, poi dico di distruggere le non leggendarie quando pescherò a terra. È chiaro, se non pesco terra, la linea giusta era fare un removal che mi dava una terra perché mi dava un tesoro. Può essere. Lui non è leggendario. Quindi io per non fargli fare questa cosa voglio bloccare con questa, se non gli faccio guadagnare una carta. Ma perché io non so se pesco terra, capito? Quindi secondo me è giusto bloccare. Lui qui sacca il pirexiano, chiaramente questo qui diventa più forte. Lui c'ha Trample però. Ah, caspita, gli ha dato Trample pure a lui, che cazzata. Ah, devo leggere bene la carta. Il più uno l'avevo visto, non avevo visto il Trample. Col Trample chiaramente inutile perché lui va a guardare comunque. Beh, però guarda di meno e prende una carta creatura, sempre non leggendaria. E vabbè, adesso noi avremo questa possibilità qui. Io direi di ammazzare questo, così non fa quel vantaggio. Perdere 5, va bene. Che dice? Ok. Magari tu potessi rientrare, no? Ok. Backup su. Qui. Ah, sì. Ma me ne fa 7, non è che so proprio pochi, eh. Qui purtroppo abbiamo sprecato una rimozione, non abbiamo pescato terra, quindi non sappiamo bene se. A proposito, questo c'ha Trample? Ah no, però dovrei sacrificare il tesoro per fare il blocco. Non perdere 7 e usare uno di questi non era proprio sbagliato, a mio avviso, ok? Se vuoi avere un'altra creatura sono contento. No, chiaramente poi l'ho pescata. Quindi tu non sei leggendario, tu non sei leggendario, tu non sei leggendario. Distruggi tutte le creature non leggendarie. Già. Questo che fa? Ah, incuba X questo, eh. Vabbè, avremo a che fare con. Ok, quindi lui fa un. Questo farà una 7-7. Questo distrugge. No. Questo lo scarto distrugge artefatto incantesimo. Ok. Oh, mi può attaccare subito. Oh, perché si trasforma. Wow. Questa non l'avevo considerata, signore e signori. 4. 5 minacciare, e quindi io posso ammazzare con la mia 7-7 che fighta col minacciare e poi si mette a bloccare questo. Se no spacco qui e mi uccide. No, direi che è questa la giocata mia.
Benissimo. Non vorrei perdere sta partita. Però mi sento di non aver giocato benissimo, perché questa non l'ho vista, che può attaccare subito. Oh, questo double strike alla 8-8, quindi questo non lo uccide manco per il... il cazzo, manco per il basta questo. Lui c'ha double strike, ma possiamo gestirlo. Allora, questo è the touch. Un po' di cose le gestisce. Lui può mettere un segnalino. E io faccio meglio così, sai? Questo. Ah no, è una cavolata. Ok, perché io voglio bloccare con questo. Questo è un segnale, non serve. Ok, va bene. Voglio bloccare con questi due le creature sue, giusto? Lui non minaccia, no? C'ha double strike, che è diverso. Comunque è forte. L'invasion of Lorwyn distrugge un pezzo. Non benissimo. Ah, c'ha un'altra creatura trasformabile che non avevo visto. Lui c'ha double strike, lo devo bloccare per forza. A quel punto attacchi pure l'8-8, no? No, ah, perché lui ha paura della death touch. Quindi cioè, fondamentalmente io dovrei fare questo blocco e perdere la death touch così? Sono sicuro che c'era un'altra giocata che potevo fare, che non ho visto e non sono contento di me. Questa mi salva da sola. Penso... vai. Finché non trampli, sono forte. E faccio un blocchi a turno. Che ne so. Vai. Attivo abilità. Sì. Blocco. E blocco. Faccio due blocchi a turno. Sono tranquillo. Tra l'altro, io ti posso pure menare questa. Questa è una cosa abbastanza interessante. E 1, 2, 3, 4 blocchi che posso fare. Io ci butto questo attacco qua. Vai. La prima cosa con trampol mi ammazza. Non a 4. O se lui riesce a dare trampol a questo affare. Madonna, le rare comunque sono troppo forti. Cioè, questa recupera qualunque per... eccolo. Battlefield. Ok, questa non dovrebbe... a parte che è una rara e quindi è forte. Però non dovrebbe causare problemi. No? Manco un po'. Tieni. Tieni. Poi li devo fare tutti, perché a quel punto sti cazzi ormai l'ho preso tutto. Ma perché questo non farlo? Ho sbagliato? Ah no, erano tre. Ok, quindi 2, 4, 9, non succede niente. Ok. Tu sei the touch, giusto? Quindi non... cioè, devo dargli first strike ai miei. Oppure sacrificare un artefatto della creatura e ucciderlo. Direi che faremo questa. Sacrifico questo tesoro. Ok. Ok, attacco, faccio altri due cosi, attacco con questo qui e finalmente flippo la mia prima battaglia in stream, cioè su YouTube. Ok, che è quel decline? No, io la voglio fare, minacciare the touch, quando attacca rimuovo permanente a beginning of upkeep, se non ho fatto danno pesco, perdo vite. Va bene, facciamo anche te. Lui c'ha pure del touch, quindi risponde bene a questo tizio. Cioè, volendo faccio scambio, via. Madonna, che carta questa, ragazzi. Cioè, ma che carta è? Ma questa è forse pure da costruito, no? Cioè, sono così hypato. Questa solo come source, è vero? Sì.
E quindi vabbè, per me sono blocchi blocchi, questi, ho capito che qui si fanno cose, no? Io fio fio bindergomando senso l'astornio dragano illusual life. Quindi ci posso morire di questa. Guarda che c'è. Fammi un po' vedere che c'hai. Sì, non ho bisogno di carte. Se ammazzo sto 4 del double strike, sono contento. Molto bene. Invece no. Bello questo. Bella giocata col first striker. Ok, a posto. Ma io non ci volevo morire di quella, quindi sono contento. Questo fino alla fine del turno, no? Ok, quindi solo in attacco vale, va bene. Questo è forte, questo era forte. Peccato. Sì. Ok, io non ho più un cazzo, devo giocare solo con lei. Ok. Beh, direi che attacco. Ho tre creature per bloccare, giusto? Quante ne servono per ammazzare questo? In verità me ne servono un po'. Allora attacco solo con te. Questo fa qualcosa? Vabbè, volendo gli mette dei segnalini su questo, lo rende ancora più pericoloso, ma già è abbastanza pericoloso. Sono tenuto una terra in mano, tutto il mio vantaggio carte è sparito. Adesso vediamo di fare un blocco pesante. Infatti non attacca più con quello. Ah, attacchi lo stesso, no? Vabbè. Attivo abilità. Significa perderli tutti, ma significa pure mandare in pensione una creatura molto antipatica. Devo avere un'altra volta rimozione qui per farmi il trick. Ah, oddio, che cappellata! Che cappellata! Non l'ho vista subito quando l'ho fatta! No, no way, l'ho fatta gigante, l'ho fatta gigante, quelli non bastano perché vengono uccisi, mamma mia, questa su YouTube è grave, eh? Proprio non sapere le basi dei blocchi sul first strike, vabbè, mo le so, tu non c'hai del touch, tu c'hai lifelink però, lui vuole fare però dei danni su quella. Perché ho attaccato con questa, tra l'altro, non si sa. Guarda, io qui mi faccio una vita e ti blocco. Perché io devo assolutamente continuare comunque a fare qualcosa. Oh, io è vero che posso pescare altre rare, altre cose, non. Insomma. Ecco, questo trample mi uccide. No. Guarda, questo muore. Trampolante non va bene. Questo incuba 2. Altri 2. Che partitaccia, mamma mia, sto a fa. Ok, lui mi può bloccare. Sempre mettere i segnalini dopo. Non lo fa. Io posso fare qui due blocchi, ma ne ho bisogno solo di uno. Ne farò uno. Quello vola. Quando muore. Ok. Quello vola, non è, sono contentissimo. Questo vi ricordo che comunque lì la flippa direttamente la battaglia. Bisogna stare attenti. Sì, il tesoro non mi interessa. Blocco e blocco. Io posso sempre giocare in attacco, ma in difesa faccio due blocchi. Quelli sono due cose letali. Niente, dovevo tenermi in verità quello che pescava, la marchesa lì me la dovevo tenere per fare qualcosa, invece non l'ho fatto. Vai, adesso con la volante lui può attaccare qui o può attaccare me, infatti comincia ad attaccare me. Qui, tra l'altro, così facendo io non guadagno mai niente perché non. C'ho due blocchi che creo, due blocchi che utilizzo. Eccoci qui. Potevo attaccare prima, sì. Credo di aver non attaccato due volte. Dovevo attaccare due volte e non ho attaccato. Se questa muore adesso lo uccide, quindi non posso più attaccare. Ho pescato una ricca e fantasmagorica montagna. Quindi devo pescare fortissimo la mia prossima carta, che sarà boh.
Niente, abbiamo perso qua. Secondo me partita giocata sotto le mie possibilità, potevo andare molto meglio. Se vi è piaciuto il video, pensate a supportarmi, potete farlo anche con uno sconto del 5% su Fantasia Store. Se vi serve un fumetto, se vi serve un libro, se vi serve un romanzo, se vi serve un gioco da tavolo, se vi serve il nuovo box di March of the Machines, compratelo su Fantasia Store con la Kira 5. Noi ci vediamo domani, ciao ragazzi, ciao ragazze.